Ciao a tutti, da cosa dipende il gaslight? Che cos'è questo atteggiamento distruttivo che il narcisista patologico perverso utilizza sulla sua vittima? E soprattutto, perché inizia e quando inizia? Il gaslight non è altro che il momento di stanchezza del narcisista, quello in cui il narcisista non ce la fa più a mentire. In effetti, lavorare sul love bombing, se ci pensate bene, è veramente molto complicato e soprattutto è molto dispendioso a livello energetico. Già loro vivono di una scarsa energia e hanno bisogno ovviamente dell'energia vitale della loro vittima. Ecco perché il love bombing per loro è un momento complesso, perché è il momento in cui devono assicurarsi la vittima, dove devono convincere la vittima che loro sono perfetti per lei. Ma al momento in cui questo succede, a seconda di quanto dura, l'energia del narcisista, donna o uomo che sia, purtroppo è sempre molto tirata, è molto complesso da vivere quel momento per loro, perché empaticamente loro non percepiscono quello che veramente vi raccontano. Loro raccontano una favola che magari hanno visto in mille relazioni prima, oppure hanno guardato in qualche film o hanno sentito da qualche vostra amica che gli ha raccontato di voi proprio quello che vi serve. O peggio ancora da voi stessi, nei primi momenti o dai social network. Quindi in realtà lui o lei che sia prende tutto quello che gli serve per creare un meccanismo che vi permetterà di cadere nella sua rete. Mi chiederete, ma si diverte nel fare questo? Probabilmente sì, perché comunque alla base del love bombing e quando il love bombing riesce, in realtà c'è una grossa soddisfazione nel narcisista, ma la soddisfazione, come ben sapete, per un problema legato alla sua malattia stessa, dura poco. Loro hanno pochissimo entusiasmo, non percepiscono le emozioni come le percepiscono le persone empatiche o normali, che si possono definire tali. Purtroppo il narcisista è privo di empatia, non capisce, non sente, non percepisce, e quindi questa cosa, a un certo punto, questo vostro iperentusiasmo lo incomincia a infastidire. Quando succede proprio che voi siete al fulcro della vostra energia vitale, perché l'energia della relazione e dell'innamoramento ovviamente circola nella coppia, in quel momento, proprio in quel momento lì, quando si rendono conto di avervi in pugno, sanno che possono lasciare andare e iniziano con delle piccole svalutazioni. Perché delle piccole svalutazioni? Perché in realtà, se iniziassero con delle grandi svalutazioni, voi ve ne andreste subito e il loro love bombing sarebbe volatilizzato. Quindi, di punto in bianco, iniziano sicuramente con delle piccole svalutazioni, giusto per tastare il terreno, valutare se il terreno è solido e possono addentrarsi a svalutarvi ancora di più. Ma perché questo succede? Perché in realtà l'indole del narcisista sarebbe la svalutazione, sarebbe il sadismo. Sarebbe il non amore, sarebbe l'avere senza dare, sarebbe il pretendere senza dover chiedere. Quindi è questa la vera indole del narcisista. E nel momento in cui fa love bombing, semplicemente sta recitando una parte dispendiosissima d'energia. Ed ecco perché da love bombing si passa a gaslighting, perché non ce la fa più, perché è stanca morta, è stanco morto, non ha più voglia di essere come voi volete che lui sia e non vede l'ora di mostrarsi esattamente per quello che è, per vedere se voi siete o non siete codipendenti e quindi qualora gli andiate bene per lui possiate rimanere al suo fianco. Ma che cosa succede? Perché il codipendente è basito all'inizio? Proprio perché il cambio è repentino e soprattutto perché al cambio viene attribuito un atteggiamento del codipendente o della vittima. Ora il gioco sta nella codipendenza o nell'assenza di codipendenza, perché chi resta col narcisista patologico tendenzialmente o è un codipendente che non si rende conto di essere finito in una rete, o è una persona indipendente che vuole rimanerci, ma sono rare queste persone, perché ovviamente la relazione tossica con un narcisista patologico perverso è veramente complicata. Devo dire che con il coaching si diventa indipendenti a livello emozionale e quindi la scelta di rimanere o non rimanere è semplicemente sentimentale, come dovrebbe essere in realtà, perché molte delle relazioni che i narcisisti patologici vivono, proprio per la natura sulla quale loro l'appoggiano, sono finte. Quindi la persona che sta con il narcisista patologico in realtà non ama lui, ma ama una versione migliore di lui, quella che vorrebbe essere ma non riesce a essere. Ed è per questo che il narcisista fa di tutto per distruggere la vittima, per renderla piccola così, per renderla insicura, perché solo in quel momento e solo in quel momento lui può tenerla in pugno.
Il problema è che con tutta la campagna che stiamo facendo, che permetta alle persone di sapere che cos'è un narcisista, che cos'è il love bombing, che cos'è il vittimismo o la vittima del narcisista patologico, che cos'è la codipendenza e tutto quello che ne consegue, per fortuna stiamo salvando tante anime dalla disperazione. Perché, bene sì, la vittima del narcisista patologico, qualora non sia in condizione di rendersi conto di essere vittima e quindi non ne esca immediatamente, è destinata a una relazione veramente complicata e triste, che può durare decenni e può portarla tristemente anche a soffrirne di salute oppure a suicidarsi. Non è la prima volta che capita, e come sapete, siamo qui soprattutto per questo, ma siamo qui anche per altri motivi, perché se noi riusciamo a rendere pubblica questa situazione, sto parlando di me come operatore, ma tutti gli altri insieme a me, potremmo anche cercare di aiutare quelle persone che, malate ovviamente di una patologia, non si rendono conto di non essere amata per quello che loro sono, ma semplicemente per quello che appaiono all'inizio. E semplicemente viene amato di loro un ricordo che non è mai la realtà. Per cui, se ci pensate bene, la vera vittima di se stesso è proprio il narcisista, che rende vittima un'altra persona per assicurarsi la sua presenza accanto a lui. Vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao.